È finito a reti bianche il derby di Calabria tra Regina e Crotone, disputatosi allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Stagione nuova, nome nuovo per la Serie B, ora Serie B Win, allenatori nuovi su entrambe le panchine. Leonardo Menichini, ex Lumezzane per i rossoblù, e Gianluca Zori, ex Catania per gli Amaranto. Il Crotone schiera inizialmente ben 8 undicesimi dello scorso campionato, la Regina conta invece ben 5 nuovi elementi tra i titolari. Nella prima frazione la squadra di casa è molto aggressiva e pimpante. Acerbi su punizione dalla sinistra stacca bene e colpisce di testa, ma per fortuna di Concetti la palla va sulla parte superiore della traversa e finisce fuori. Al 30° la Verone, tra i migliori dei suoi, se ne va sulla destra e lascia partire un tiro cross che prende il palo e la sfera rientra in campo. Passano pochi minuti e Barilla, di tacco, serve Zizzeri, ma l'attaccante Amaranto calcia in curva. La squadra di Menichini cerca di chiudersi bene per poi pungere in contropiede grazie alla velocità e rapidità dei suoi trequartisti. E proprio uno di loro, Cutolo, tenta di perforare il difensore Amaranto. La palla termina vicino ai piedi di Egano, che non ci pensa su due volte e lascia partire un buon tiro che però finisce a lato. Ma la Regina subito replica con Zizzeri, che da fuori cerca il gol con una bella conclusione. Ma Concetti dimostra tutta la sua bravura andando a mettere la palla in angolo con un gran colpo di reno. Prima dell'intervallo, la Regina colpisce il terzo legno della gara con Bonazzoli, che ben servito da Barilla centra in pieno il pallo alla destra di Concetti. Nella ripresa la musica cambia e il Crotone ci prova subito con un colpo di testa di Ginestra sul traversone di Cutolo, ma la palla termina nelle braccia di Puggioni. Al 6° il nuovo acquisto di Giorgio potrebbe portare in vantaggio gli ospiti, ma sull'uscita avventurosa di Puggioni fuori aria l'estremo difensore è fortunato a respingere il pallone con i piedi senza toccarlo con le mani. Poco dopo il quarto d'ora Cutolo ci prova su punizione, ma la palla termina non lontano dal palo. Passano pochi minuti e Ginestra viene stesso da Barilla in area di rigore, ma l'arbitro non vede il fallo del giocatore reggino. Inutili le proteste di Ciro Ginestra. La squadra di casa si fa viva soltanto con un colpo di testa di Acerbi su un corner. La gara termina 0-0 con il primo punto conquistato dal Crotone al Granillo in Serie B contro la Regina. Un buon punto quello conquistato dai rossoblù, che ora attendono i tifosi all'uscita per la prima in casa. Sabato prossimo alle 18:30 contro il Padova.